Salve a tutti gli affezionati al canale Art Live 2.0. Abbiamo visto tutti l'occhio che tutto vede nella parte superiore della piramide di una banconota di un dollaro. Mentre ci sono molte interpretazioni di chi sia, c'è da porci una domanda: è possibile che la persona in cima a questa piramide non sia nemmeno di questo pianeta e si affidi a noi che ci uccidiamo l'un l'altro per sopravvivere? Ne parliamo dopo aver lanciato la sigla. I faraoni gestivano antichi sistemi di controllo a piramide per nascondere i loro signori extraterrestri. La loro piramide di controllo appariva come vedi in questa immagine. La prossima piramide di controllo coinvolse la monarchia e assomiglia invece a quest'altra immagine. Mentre siamo portati a credere che la seguente piramide sia l'attuale sistema di controllo con il denaro e il Papa, il Vaticano, al vertice. Molte persone credono ciecamente che i rispettivi leader del loro paese detengono il potere supremo, ma non riescono a rendersi conto che i leader stanno rispondendo a poteri superiori. Ad esempio, negli Stati Uniti, il presidente Jim Carter voleva vedere i file UFO e non gli era stato permesso dal capo della CIA, George Bush. Quindi, se il capo della CIA è al di sopra del presidente, allora chi gestisce gli Stati Uniti? Mentre molte persone credono che le società segrete come massoni o rosacrociani controllano il mondo in cui gli eventi si svolgono sul pianeta, queste persone sono ancora controllate da poteri superiori. All'interno di queste società segrete vediamo piramidi compartimentate. Alcuni direbbero che il Papa è la persona più potente del pianeta, ma anche lui è controllato e messo in ombra dal Papa Nero, che rimane invisibile e nascosto a grande pubblico. Ma se il Papa è la persona più potente del pianeta, allora perché c'è la fame e i senza tetto, quando invece ha la capacità di porre fine a tutto ciò, essendo l'entità più ricca del pianeta? Una citazione della Bibbia, Matteo 19:21, cita quanto segue. 21. Gesù rispose: "Se vuoi essere perfetto, vai. Vendi i tuoi beni e donali ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Allora vieni, seguimi." La Chiesa Cattolica Romana è abbastanza ricca da nutrire, vestire e proteggere ogni persona su questo pianeta. Quindi, perché il Papa non si affida alle stesse parole della Bibbia che si aspetta che tutti gli altri si attengano? Un'altra domanda da porci, ancora più importante, è perché la Chiesa Cattolica Romana ha così tanto oro? Quello che vedi nelle immagini è probabilmente la piramide di controllo più accurata che troverai mentre vai scendendo nella tana del coniglio. Naturalmente è scritto in inglese. Neanche mondiali e politici hanno fatto la lista, perché, come molte persone si rendono conto, sono selezionate, non elette. In ogni data elezione vedrai sempre la scelta tra il minore dei due mali. I testi sumerici sono uno dei più antichi testi conosciuti dall'umanità e precedono qualsiasi cosa scritta nella Bibbia o qualsiasi altro testo religioso. Secondo i test sumeri, gli Anunnaki hanno viaggiato su questo pianeta alla ricerca dell'oro da utilizzare come micro polvere per proteggere l'atmosfera del proprio pianeta dalle origini delle radiazioni. All'inizio gli Anunnaki estraevano il loro oro, ma si resero conto che era troppo lavoro per loro, quindi hanno manipolato geneticamente i geni della specie terrestre alla fine di creare la razza di Adamo, e cioè quello che oggi conosciamo come umanità. Questo spiega perché abbiamo solo 46 cromosomi con due loro fusi insieme, mentre tutti gli altri primati terrestri ne hanno 48. Questo spiega anche perché vi è una tale necessità e richiesta di oro in ogni società. Più di 350 reperti sono stati trovati in Ecuador, in un vecchio sistema di tunnel utilizzato per l'estrazione dell'oro. Un particolare artefatto mostra la stessa piramide da un dollaro con un occhio che tutto vede in alto. Sotto una luce nera, l'occhio assume una tonalità interessante, mentre sul fondo di questo manufatto puoi vedere una mappa stellare della cintura di insieme a una scrittura che è più antica di qualsiasi altra scrittura conosciuta su questo pianeta. Secondo la ricerca di Klaus Dohna, la stessa scrittura è stata trovata in tutto il mondo, a dimostrazione del fatto che esisteva una civiltà globale preesistente molto più antica di qualsiasi altro sanscrito. Poiché questo manufatto mostra una mappa della cintura di Orione sul fondo di essa, allora qual è il suo significato? È possibile che i nostri signori siano venuti dalla cintura di Orione? O forse queste entità di Orione sono signori di livello inferiore per gli Anunnaki? Anche i più vecchi testi gnostici parlano degli arconti, che sono entità non fisiche che si nutrono di energia negativa come la paura. Molte persone credono che l'immagine che vedi è la piramide del controllo. Ciò
che però non viene mostrato, sono gli extraterrestri che sono al di sopra di loro. In ordine crescente, infatti, ci sono gli extraterrestri malevoli di livello inferiore, ad esempio i draconiani e i rettiliani, gli extraterrestri malevoli di livello superiore, come gli Anunnaki, poi troverai arconti e altra materia invisibile, e infine extraterrestri malevoli di altissimo livello che letteralmente esistono e si nutrono della nostra paura, della morte, del dolore, della sofferenza, della miseria e dei sacrifici, controllori degli arconti. È possibile anche che gli arconti controllano gli Anunnaki e alla fine sono rappresentati vicino alla cima della piramide. Una cosa positiva del fondo della piramide è che siamo tutti noi. Infatti, una volta che ci uniamo, il resto della piramide crollerà. Questo è il motivo per cui è importante per tutti noi sul fondo della piramide di unirci ed evitare di ignorarci a vicenda. Finché ci tengono divisi come persone, non ci uniremo mai come un tutt'uno. Alla fine, gli unici che stanno veramente impedendo che ciò accada siamo noi stessi. La buona notizia è che ci stiamo tutti risvegliando a questa verità e stiamo iniziando a riunirci come una cosa sola. Concludendo, non possiamo che augurarci che secondo questa teoria del controllo del mondo piramidale possa crollare presto per il bene di tutti noi. Grazie per l'attenzione, noi ci risentiamo alla prossima e vi invito sempre a iscrivervi al canale.